Fra il canguro all'ananas, proboscide d'elefante alla banana, leone con ceci e spalla di zebù con chicchi di manioca. La signorina vuole il leone. Oh, buonissimo, buonissimo, il re degli animali, il re delle vitamine. Ma è in scatola, vorremmo mangiarlo subito. Ah, per questo è in scatola e non è vivo. Caroline, vi faccio preparare il tavolo. Come vedete la cucina è buona. Accompagnate i signori in cantina. In cantina? Sì, è la sala da pranzo. Per cominciare va bene un rito? Cosa sarebbe? Un cocktail di stregoni. Senta, come vino vi serve il goulet goulet, eh? Il rosatello d'Africa. Uno, due, tre, quattro. Oh, signor Tulip. Ciao, Teresa. Buonasera, Eugenio. Buonasera, Tulip. Oggi non l'ho vista, è stato in città? Sì, ho fatto una scappata. Ha preso l'acqua? Perché non ha portato l'ombrello? No, dovevo portare un ombrello. Che buon profumino. Non ha mangiato? No. Ho preparato uno stracotto magnifico. Stavamo cominciando. Su, mangi con noi. Ah, volentieri, non rifiuto. È la prima buona notizia della giornata. Ho una cosa per lei, una piccola sorpresa. Porta fortuna. Lo dicono. Starà ancora piovendo? Non credo, ma noi dobbiamo andare a ballare. Il conto... Sono contenta che abbia piovuto oggi. Alla pioggia. Ah, no. Facciamo lo schmolitz. Ecco, così. Possiamo darci del tu ora. Mi piace lo schmolitz. Salute. Il conto al 4. Allora, com'era questo leone? Caro vitello, vitello affumicato. Oh, ma si somigliano infatti. Il leone sa di affumicato. Bisogna saper mangiare di tutto. Se vi raccontassi la mia vita. Non abbiamo abbastanza tempo, ho paura. Solo in mezzo ai cannibali, per non diventare matto, ho imparato i giochi di prestigio per corrispondenza. Osservate questo coltello. Ma non è tutto, sempre più difficile. Attenta, un omaggio alle dame. Voilà!